Fabio Caressa vi saluta e vi dà il benvenuto a questa entusiasmante sfida internazionale. Preparatevi a viverla con me e Beppe Bergomi. Oggi sono di fronte Inghilterra e Italia. L'Inghilterra a iniziare l'incontro. Colpo di tacco! De Rossi sa lavorare molto bene al supporto degli attaccanti, ma è il primo a rientrare per difendere la propria area di rigore. Cahill perde il controllo della palla. Ecco che tenta il tiro! Il gioco riprenderà con una rimessa del portiere. Si viene affrontato da un avversario. Palla che torna e l'arbitro deve già interrompere il gioco. E potrebbe essere un'occasione pericolosa, è raro che manchi il bersaglio. Balotelli non ferma il gioco, vantaggio che non si concretizza e l'arbitro giustamente fischia il fallo. Il direttore di gara ha fischiato un fallo per questo intervento scorretto, direi che ci sta tutto. L'arbitro ha fatto bene a intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata, finendo per rovinare addosso all'avversario. Chiellini è riuscito a interrompere la trama avversaria con un facile intervento. Sturridge. Henderson. Potrebbe essere buona. Occasionissima. Si fa sotto. Portiere che recupera la posizione e para. Steven Gerrard è pronto a battere il calcio d'angolo. E non hanno sfruttato dovere il calcio d'angolo. Rigore per l'Inghilterra. Ammonizione per l'Italia. L'allenatore dell'Italia non sarà contento. Il direttore di gara ha fermato giustamente il gioco per sanzionare questa entrata in scivolata. È un fallo netto. Lo hanno visto tutti e sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne sia accorto. Palla sulla traversa! Rooney. La conclusione dalla distanza di Rooney sembrava destinata in fondo alla rete. I giocatori erano già pronti a festeggiare e però non avevano fatto i conti con il portiere. Ha salvato un gol sicuro Fabio, rimediando alle distrazioni della difesa. Immobile. Brutto intervento, il direttore di gara potrebbe punirlo con un cartellino. Ha avuto troppa fretta ed è finito un fuorigioco. Insigne. Rooney è uno che non perdona, basta lasciargli mezzo metro di spazio e ti fa secco. Grandissima occasione per lui. Vediamo il tiro. L'Italia ha segnato.
spinge. Sterling. Di forza, Rooney. Johnson. La restituisce a Rooney. L'Inghilterra si rende pericolosa. Sprecato questo cross, palla al difensore. Insigne. Prova a sorprendere il portiere. E la palla esce di pochissimo. Gli inglesi si definiscono da sempre, a torto o a ragione, i maestri del calcio. Ma nella loro storia sono riusciti a vincere un solo mondiale, Peppe, quello disputato in casa nel 1966. E tra l'altro grazie a un gol assai discusso. Da diversi anni si sono affidati ad allenatori stranieri, tra cui il nostro Fabio Capello. Ma i risultati sono stati comunque inferiori alle attese, Fabio. E ce la fa a continuare. Sì, sta rientrando proprio adesso, Fabio. Insigne. Scarica sul compagno. Pirlo. Chiellini. Paletta. De Rossi. L'Inghilterra si fa avanti. Sterling, ci è arrivato. E sarà dunque corner per l'Inghilterra. Cahill tira e molla per il possesso palla. C'è il cross. Gerrard. Balotelli. Riescono a chiudere. Guerri. Baines. Gerrard. Si spinge in avanti. Parte attraverso. Dovrebbero sfruttare meglio i cross dalle fasce. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima. A spazio, prova il tiro. Palo. La palla torna in campo, ancora pericolo. Gioco. Sturridge. La palla termina abbondantemente sul fondo. Welbeck. Parata impresa del portiere. Passaggio sbagliato, palla fuori. I giocatori devono adesso aver capito il messaggio dell'allenatore. Sveglia! 1-2 di precisione. Johnson. Gli ha tolto palla. Gerrard lotta per il possesso palla. Attenzione! Arriva di nuovo sul pallone. Oggi sembra essere davvero in forma. Quando un portiere gioca così bene, Fabio, trasmette una grande tranquillità ai propri compagni. Chance dal dischetto. Non ha lasciato scampo al portiere. Cerci.
Pirlo. Cross in mezzo, deviazione e palla fuori. E sarà dunque corner per l'Italia. E potevano battere meglio questo calcio d'angolo. La statistica sul possesso della palla parla chiaro, le due squadre si sono equivalse. La differenza la fa il modo di gestire la palla. Wilshere. Ci sarà una rimessa del portiere. Si spinge in avanti e perdono il possesso. C'è il vantaggio. Decisione giusta. Ecco il tiro, fucilata che non sorprende il portiere. Entrambe le squadre sono alla ricerca del gol del vantaggio. Questa parata tiene viva la partita. Angolo battuto davvero male. Insigne. Abate. Parte il cross. Cerci. Incredibile, palla sul fondo, ha toccato la traversa. Barzagli. Conquista la palla a centrocampo. De Rossi. Concesso il vantaggio. Vediamo se ne approfittano. E ora l'arbitro fischia, vantaggio che non si è materializzato. Insigne. Rooney. Il lancio è diretto a Rooney. Manca ormai pochissima alla fine, la partita non è ancora chiusa. Vediamo se i minuti finali ci riservano qualche sorpresa. Sturridge. Lo ferma, ma non controlla. Immobile. Con il tacco. Cahill. Welbeck. Mancano 4 minuti alla fine della partita. Welbeck. Porta palla verso l'area. Effetto al traversone. Si impossessa della sfera. Cerca il gol. Tiro respinto. Cerci. Cambio tattico in arrivo. Vedremo se riuscirà a indirizzare una partita finora molto equilibrata verso un binario diverso. Gerrard. Fallo laterale per l'Inghilterra in zona favorevole. Ancora pochi giri di orologio, l'Inghilterra vuole tentare il tutto per tutto. Mi è sembrato di vederlo un po' insicuro. Pareggia allo scadere del tempo regolamentare.